Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo l'angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città della Galilea chiamata Nazaret, a una vergine promessa sposa di un uomo della casa di Davide di nome Giuseppe. La vergine si chiamava Maria. Entrando da lei disse: «Rallegrati piena di grazia, il Signore è con te». A queste parole ella fu molto turbata e si domandava che senso avesse un saluto come questo. L'angelo le disse: «Non temere Maria, perché hai trovato grazia presso Dio. Ed ecco, concepirai un figlio, lo darai alla luce e lo chiamerai Gesù. Sarà grande e verrà chiamato figlio dell'Altissimo. Il Signore Dio gli darà il trono di Davide suo padre e regnerà per sempre sulla casa di Giacobbe e il suo regno non avrà fine». Allora Maria disse all'angelo: «Come avverrà questo, poiché non conosco uomo?» Le rispose l'angelo: «Lo Spirito Santo scenderà su di te e la potenza dell'Altissimo ti coprirà con la sua ombra. Perciò colui che nascerà sarà santo e sarà chiamato figlio di Dio. Ed ecco, Elisabetta, tua parente, nella sua vecchiaia, ha concepito anch'essa un figlio, e questo è il sesto mese per lei, che era detta sterile. Nulla è impossibile a Dio». Allora Maria disse: «Ecco la serva del Signore, avvenga per me secondo la tua parola», e l'angelo si allontanò da lei. La Chiesa in questa giornata celebra anche la memoria della Beata Vergine Maria Regina. Ed è bellissima questa pagina del Vangelo che conosciamo bene, quella dell'Annunciazione, perché inizia proprio con la parola «rallegrati». A Maria viene rivolta questa parola: «rallegrati perché piena di grazia il Signore è con te». E questa può essere detta anche: «rallegrati perché sei amata gratuitamente e per sempre da Dio». E questo è il nome di Maria di fronte a Dio. Maria è la nostra sorella nella fede, è la prima dei credenti, quindi rappresenta e immagine di ognuno di noi. Quindi se Maria si chiama così di fronte a Dio, anche noi abbiamo lo stesso nome di fronte a Dio: rallegrarci, rallegrati perché sei amato, perché sei amata gratuitamente e per sempre. Se questo è il nome nostro di fronte a Dio, ci domandiamo quale può essere il nome di Dio di fronte a noi. E il nome di Dio troviamo anche già lì nel dialogo con l'Arcangelo Gabriele, che Maria dice: «E come avverrà questo è particolare, poiché non conosco uomo». E l'angelo Gabriele le dice: «Non temere, e la potenza hai trovato grazia presso Dio, sarai coperta con la potenza dell'Altissimo». E lì c'è il nome di Dio: «Dio sarà con te». Non temere, Dio sarà con te. Questo è proprio il suo nome. Se noi ci chiamiamo «rallegrati perché sei amato, amata gratuitamente e per sempre», Dio di fronte a noi si chiama «non temere, io sarò con te sempre». Maria dice alla fine: «Eccomi, sono la serva del Signore, si compie in me secondo la tua parola». E Maria diventa un'occasione, un canale attraverso il quale Dio compie la sua opera di salvezza. Ed è bello questo, sentirsi amati e salvati da Dio, proprio come Maria, ma è ancora più bello che Dio attraverso di noi possa raggiungere, possa amare e salvare tanti altri fratelli. È bellissimo che in questa giornata Dio ci dica proprio questo: rallegrati perché sei amato, rallegrati perché sei amata gratuitamente e per sempre da me. Buona giornata.